Ben ritrovate a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale, come promesso in un video precedente, vi presento un altro motore di ricerca considerato discreto. Si tratta di Quant. Discreto rispetto a cosa? Ecco, come ho già detto negli altri video, sullo stesso tema, discreto rispetto a Google. Quindi il riferimento è sempre, l'onnipresente Google. Allora, dopo avervi presentato dunque DuckDuckGo qui, vedete, qualche mese fa vi avevo parlato di DuckDuckGo come una prima alternativa di motore di ricerca discreto, ora passiamo a Quant, che lo vedete già qui sullo sfondo del video. Quindi dopo avervi parlato di DuckDuckGo e di Albee, in un video precedente, ecco che vi parlo anche di Quant. Questo è l'indirizzo al quale potete trovare questo motore di ricerca alternativo. Dove si situa geograficamente Quant e anche legalmente, quindi, Quant è un progetto europeo nel senso dell'Unione Europea, nato e con sede in Francia, al quale al momento collaborano Francia e Germania, e quindi è soggetto alle leggi sulla privacy della Unione Europea. E questa è comunque una importante differenza sostanziale rispetto a DuckDuckGo, che per buono che sia, comunque DuckDuckGo opera sui server Amazon negli Stati Uniti, mentre Quant, come già Albee, non opera negli Stati Uniti, ma nel continente europeo. E voilà! Allo stato attuale, Quant offre già un'interfaccia efficace. Ecco, qui dico già perché anche Quant, come già Albee, presentato in un video precedente, è un prodotto relativamente recente, perlomeno recente rispetto a strumenti come Google, che hanno più anni sulle spalle. Quindi anche Quant ha già una discreta interfaccia, ma naturalmente non ha tutte, non è così fornita come può essere DuckDuckGo o Google sicuramente. Comunque, può essere già uno strumento soddisfacente da utilizzare. La privacy, ovviamente, anche in questo caso, se no non vi presenterei il video sul tema, la privacy è un aspetto importante, se non il più rilevante per questo progetto, e potete leggere appunto tutti i dettagli su come interpretano e trattano loro il tema privacy su questo pagina, quindi www.quant.com/privacy, potete andare a vedere a quel link cosa ne dicono loro. E questa attenzione alla privacy significa, per esempio, rinunciare ai risultati localizzati, ovvero al contrario di Google, che ogni ricerca è, o meglio, se accettate di far intercettare la vostra posizione geografica a un motore di ricerca come Google, questi immediatamente ne approfitta per formattare, come dire, per dar forma ai risultati delle ricerche, anche tenendo anche conto della vostra posizione geografica. Questo non lo fa Quant perché sarebbe comunque già una violazione della vostra privacy. Qui c'è un errore di battitura, voilà. Un errore, sarebbe una violazione della vostra privacy sapere da parte dei server di Quant dove voi vi trovate geograficamente a fare la ricerca. Questo non lo fanno proprio per proteggere la vostra privacy. Al contrario di Albee, non c'è nessuna pubblicità nei motori di Quant, quindi proprio non ne trovate in questo caso, esclusa completamente la pubblicità. E potete anche nel caso di Quant aggiungere questo motore di ricerca a quelli disponibili sul vostro browser o a farlo diventare quello per difetto, quello principale, le istruzioni le trovate a questa pagina. Andate a questo link e trovate come fare per impostare Quant come motore di ricerca disponibile nel vostro browser. Ho già mostrato come si fa per quanto riguarda il browser tipo Chrome o Chromium nel video di DuckDuckGo, quindi andate, vi rimando a quel video per capire come si impostano i motori di ricerca nei browser tipo Chrome o Chromium, e quindi andiamo avanti. Le funzionalità dei motori di ricerca sono tutte più o meno simili, quindi non ci spendiamo tanto tempo, giusto qualche particolarità di Quant, una delle quali è Quick, sempre quella W, comunque penso si pronunci Quick.
proprio per dare il suono del veloce, del rapido in inglese, come la parola quick. Perché questo? Perché questa sintassi particolare nel motore di ricerca Quant vi permette di accedere molto rapidamente ai siti più noti e utili. Basta usare un and commerciale davanti alla parola che cercate, seguito da una certa parola, come dire, mi sfugge il termine in questo momento, cioè una and commerciale seguito da un termine predefinito, concordato, e vi siete rimandati immediatamente a quel determinato sito. Con un esempio si capisce meglio che la mia pasticciata descritta, quindi se voi per esempio digitate and a, vi rimanda subito ad Amazon, per esempio. Ecco, lo facciamo qui nella pagina di Quant. L'esempio and a, e vedete che qui sotto il primo, ce ne sono altri colà, ma il primo per esempio è Amazon. Basta che voi fate enter e venite rimandati immediatamente al sito di Amazon. Più specificatamente ancora, sono tornato a Quant adesso, se facciamo and a e ci aggiungiamo libri, non solo andiamo ad Amazon, ma andiamo nella sezione dei libri. Vedete? Qui si parla di libri. Ok? Ecco. E questa è una caratteristica di Quant, quindi queste quick, queste scorciatoie, chiamiamole così, che vi permettono di accedere a dei siti noti e utili se volete andare rapidamente su uno di questi siti. Questo era solo uno degli esempi, ma avete visto che ce ne sono tanti predefiniti con questa sintassi quick. Poi, anche come già in Albi, anche in Quant si può impostare una regione predefinita per applicare un filtro sui risultati di ricerca che privilegi quelli, diciamo, nella lingua della vostra regione scelta. Qui in alto a destra vedete, per esempio, per me la bandierina svizzera. Poi, se fate clic, vedete che ci sono anche altri paesi sui quali potete fare clic e impostare la vostra regione preferita. Qui anche per continente, vedete, è suddiviso per continente, scegliete, fate clic e avete impostato la vostra regione. L'interfaccia di ricerca, dicevo, i motori di ricerca più o meno tutti hanno le stesse caratteristiche di funzionamento. C'è sostanzialmente un campo nel quale si possono digitare delle lettere, i termini vengono inseriti, enter e si cerca. Anche qui facciamo una ricerca così a caso e vedete che, come già per altri motori di ricerca, le ricerche sono suddivise per, magari nascondo un attimo la scaletta, sono suddivise per categoria tipo immagini, video. Qui c'è il web, per difetto tutti i vari risultati di ricerca del web. Novità sono delle notizie, non so bene legate a quale fonte di notizie, social, anche qui Twitter, ci sono dei link che sono riferiti all'argomento che avete cercato, poi qua sopra ci sono immagini, qua video, altri video, immagini, altre immagini, eccetera, eccetera. Vedete anche Quant suddivide per categorie il risultato. Qui sulla sinistra avete una barra verticale nella quale avete per difetto il risultato di tutto. Se cliccate su web avete solo il risultato web, se no solo le novità che non ce n'erano. Social abbiamo visti, le immagini abbiamo viste, video li vediamo, eventualmente gli acquisti che vabbè. E poi le bacheche, ne parliamo adesso. Le bacheche, dov'è la mia scaletta? Eccola qua. Ecco, l'ultima cosa che volevo mostrarvi, o della quale vi volevo parlare di questo motore di ricerca Quant, sono proprio le bacheche, l'ultimo qua, in fondo. Posso anche schiacciare. Ecco qua, le bacheche. Dunque, in Quant è integrata la possibilità di creare un account, quindi voi potete iscrivervi a Quant. Non so se l'avete notato, ma qui in alto a destra c'è l'opzione accedi. Io naturalmente non accedo, non ho creato questo account, comunque c'è questa opzione. A cosa serve questo account? Che potete serve a gestire le proprie bacheche.
cioè questa quell'ultima categoria che avete visto qua in basso. Se cliccate su bacheche vi si apre questo link, che è poi questo che ho riportato qua, e avete la possibilità di interagire con le bacheche, di iscrivervi alle bacheche altrui, di interagire sulle altrui bacheche, sulle vostre, di crearvi le vostre, condividere le vostre bacheche, eccetera, eccetera. Una specie di social ricerca, ecco. Una bacheca cos'è? È una raccolta tematica sul web, quindi non so, qui vediamo delle bacheche pubbliche, che ne so, tecnologie militari, economia mondiale. Ecco, prendiamo questo con argomento, vabbè, abbastanza neutro e interessante per qualcuno, per altri forse meno. Comunque è uno degli argomenti messi in bacheca. Ecco, questa è una bacheca, potete iscrivervi se vi interessa questo argomento, così come crearne di vostre, offrire nuovi argomenti agli altri. Ecco, analogamente alle bacheche vere e proprie, si ha la possibilità anche di scrivere e condividere delle note, degli appunti, dei commenti sui siti visitati nell'ambito della singola bacheca, un po' come i bigliettini sugli albi, potete lasciare le vostre annotazioni. Questa funzionalità è interessante, diciamo, vista così. È interessante perché potete iscrivervi e contribuire a determinati argomenti che vi interessano nell'ambito del motore di ricerca, ma comunque è opzionale, non è che siete costretti a iscrivervi per poter usare Quant. Il motore di ricerca resta per conto suo, questa è un'opzione in più, ecco, un arricchimento in più, che però, come dico qui, almeno mia opinione, è che dovete comunque sempre scendere a compromessi e condividere qualche dato personale per creare questo account. Quindi la piattaforma di Quant, i server di Quant, verrebbero comunque a conoscenza di qualcuno dei vostri dati se volete creare questo account. Ecco perché dico che è assolutamente opzionale, perché non vorrei mai presentarvi un motore di ricerca discreto e poi spingervi a creare un account dando vostri dati, allora tanto vale, no? Quindi vedete voi, se vi interessa questo Quant e vi interessano anche le bacheche, iscrivetevi pure, una scelta vostra, però sappiate che è assolutamente opzionale. L'uso delle bacheche non richiede l'iscrizione se non volete gestire e crearne di vostre, ma come vedete sono pubbliche, almeno queste bacheche sono a disposizione. Io non sono iscritto, ma le vedo, posso interagire con queste bacheche che sono state create da altri iscritti a questa funzionalità di Quant. E voilà, quindi scegliete voi cosa preferite fare o sfruttare delle funzionalità di questo interessante motore di ricerca discreto, dichiaratamente discreto. Con questo concluso, vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'interesse che mostrate per i miei video e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!